Fino a questo punto del corso abbiamo utilizzato il concetto di funzione calcolabile in modo intuitivo. In particolare, data una funzione f dai naturali nei naturali, essa è calcolabile se esiste un programma per computer che, dato un numero n in input, produca in output un numero f di n dopo un tempo finito. Sebbene questa definizione sia in un certo senso ragionevole e adatta agli scopi che abbiamo perseguito finora, tuttavia essa è anche insoddisfacente per numerosi motivi. In primo luogo, essa fissa una macchina, in particolare il computer, come riferimento. Se noi usassimo un altro strumento meccanico, saremmo in grado di calcolare funzioni che non sono calcolabili da un computer? Inoltre, questa definizione non ci fornisce un modo per discriminare le funzioni calcolabili da quelle che calcolabili non lo sono. Data una funzione, è possibile scrivere un programma per computer che la calcoli? Infine, per concludere questa breve lista dei problemi, non mostra alcun metodo per esibire una funzione non calcolabile. Innanzitutto, c'è una funzione che non si possa calcolare? Siamo in grado di mostrare un esempio di funzione che non si possa calcolare? Il lambda calcolo che abbiamo visto, le macchine di Turing, a cui sicuramente avete avuto qualche accenno, le funzioni ricorsive parziali di Clini, il modello di von Neumann, che è essenzialmente il modello che sta dietro ai calcolatori come li avete studiati nel corso di architetture, sono esempi di sistemi di calcolo e sono esempi tra numerosissimi altri paradigmi possibili. Tutti questi sistemi sono tra loro equivalenti, nel senso molto preciso che ogni funzione dai naturali nei naturali che possa essere calcolata in uno di essi è calcolabile in qualsiasi altro sistema. Nonostante questi sistemi di calcolo rappresentino paradigmi di programmazione fortemente differenti fra di loro, essi hanno una caratteristica molto importante in comune. Tutti hanno una istanza universale. Una istanza universale è un oggetto nella rappresentazione del formalismo di un particolare sistema di calcolo, il quale, preso in input un codice e un valore, calcola la funzione corrispondente a quel codice esattamente su quel valore. Vista in altri termini, una istanza universale è essenzialmente una rappresentazione di un computer dentro quel sistema. Il codice è il programma, il valore è l'input. E l'azione di calcolo corrisponde ad eseguire il programma su quell'input. La tesi di Church-Turing afferma che tutte e sole le funzioni calcolabili sono quelle che possono essere computate ad esempio dal lambda calcolo o da uno qualsiasi di tutti questi altri sistemi equivalenti. La tesi è molto solida. Per quanto si siano esplorati paradigmi di calcolo assolutamente differenti fra di loro, che spaziano dalla simulazione di sistemi biologici ai sistemi quantistici, nessun sistema che sia effettivamente realizzabile è mai risultato in grado di calcolare funzioni che non sono calcolabili nel senso della tesi di Church-Turing. La tesi è anche matematicamente fondata. Questo significa che questi sistemi di calcolo possono essere descritti in un modo formale e preciso che consente di studiarli in maniera efficace. E anche
accade che studiandoli essi godano di interessanti proprietà che sono basati sulla struttura della computazione. Una struttura che risulta molto solida e largamente indipendente dalle specifiche caratteristiche di un particolare paradigma di calcolo. Da un punto di vista prettamente storico, e possiamo andare a rivedere l'introduzione di questo corso per farcene un'idea, questi sistemi di calcolo precedono la nascita dell'informatica. Anzi, ad essere precisi, la loro definizione e studio è il momento con cui si fa coincidere la nascita della disciplina informatica. Ad esempio, questo vale principalmente per i lavori di Turing e Church, che hanno definito rispettivamente le macchine di Turing e il lambda calcolo. In particolare, l'istanza universale in questi sistemi corrisponde a quello che potremmo definire il computer ideale, ovvero un computer che non ha le limitazioni fisiche di una memoria finita o che non ha le limitazioni fisiche di dover operare in un tempo limitato, per quanto finito. Nonostante la tesi di Church-Turing, per la sua stessa natura, non sia dimostrabile, essenzialmente si riferisce ad una entità fumosa come il concetto di calcolabilità e rende precisa questa entità rapportandola ad un sistema formale tra i tanti equivalenti, nonostante tutto questo, la tesi di Church-Turing è universalmente accettata e costituisce uno dei pilastri teorici e filosofici dell'informatica. Lo scopo di questa lezione è trasferire i risultati limitativi della logica all'interno della teoria della calcolabilità, o in modo più concreto, far vedere che cosa un computer non può fare. A questo scopo ci serve un risultato preliminare. Il risultato è ben noto, ma noi andiamo a enunciarlo in modo preciso e a dimostrarlo. Noi diciamo che due insiemi A e B sono equivalenti, usando la scrittura e la notazione indicata nella slide, se esiste una funzione biunivoca tra di essi. Usualmente è molto più comodo comparare insiemi usando il teorema di Schröder-Bernstein. Esso afferma che se f è una funzione da a a b e g è una funzione nella direzione opposta, da b ad a, ed entrambe sono due funzioni iniettive, allora a è equivalente a B. Per procedere con la dimostrazione, iniziamo a definire due famiglie di funzioni, C con N e D con N, per induzione. In particolare C con 0 e A meno G di B, quindi la parte di A che non è nell'immagine di B attraverso G. Per induzione definiamo appunto Cn più 1 come l'insieme dei g di x tale per cui x appartiene a d con n, quindi in sostanza l'immagine di d con n attraverso g, e definiamo allo stesso modo d con n come l'immagine di c con n attraverso f, o puntualmente come l'insieme degli f di x tale per cui x appartiene a c con n. Con questa definizione in mano definiamo la funzione h che nelle nostre intenzioni rappresenta la biiezione tra a e b. H di x è definito come f di x se esiste un qualche n per cui x appartiene a c con n, ed è definita come g alla meno 1 di x altrimenti. Questa definizione è ben fondata poiché g alla meno 1 di x è definita su g di b.
In primo luogo, quanto vogliamo dimostrare è che H è iniettiva. A questo scopo supponiamo che H di X è uguale ad H di Y e dobbiamo provare che X è uguale ad Y. Ragioniamo per casi. Il primo caso avviene quando X appartiene a C con M e Y appartiene a C con K per qualche valore di M e K. Allora H di X è uguale ad F di X e H di Y è uguale ad F di Y e questi due valori sono tra loro uguali. Ma essendo F iniettiva, per ipotesi del teorema, ne consegue che X è uguale ad Y. Il secondo caso avviene quando né X né Y appartengono a C con N per qualsiasi N. Allora H di X è uguale a G alla meno 1 di X e H di Y è uguale a G alla meno 1 di Y. Ma G è iniettiva, di conseguenza è definita la sua inversa ed essa è biiettiva sull'immagine, quindi in particolare iniettiva, pertanto X è uguale a Y. L'ultimo caso avviene quando X appartiene a C con M per qualche valore M, ma Y non appartiene ad alcun C con N per qualsiasi valore possibile di N. In questo caso H di X è uguale ad F di X, H di Y è G alla meno 1 di Y e questi due valori devono essere uguali. Applicando sia sul lato destro che sul lato sinistro dell'uguaglianza la funzione g, avviene che g dopo f applicato ad x è uguale ad y, ovvero y appartiene a c alla m più 1 per definizione di c di m più 1, ma questo è impossibile. Di conseguenza questa tipologia di casi non può avvenire. Pertanto, tutti i casi possibili dimostrano che x uguale a y e quindi deduciamo che H è iniettiva. Thank you.
In secondo luogo, dobbiamo dimostrare che H è surriettiva, cioè che H di A è uguale a B. Se noi prendiamo un generico elemento Z appartenente a B, vi sono due possibilità. O Z appartiene all'unione di N dei B con N, oppure Z appartiene a B meno l'unione su N dei vari B con N. Nel primo caso, Z appartiene a D con N per un qualche N. Quindi, per definizione di D con N, Z è uguale ad F di X per un qualche X appartenente a C con N. Ovvero, visto che tutti i sottoinsiemi C con N sono per l'appunto sottoinsiemi di A, Z è uguale ad F di X per qualche X appartenente ad A. Ma, per definizione di H, avviene che Z è uguale ad H di X. Di conseguenza, Z appartiene all'immagine di H di A. Guardiamo il secondo caso, ovvero quando Z appartiene a P meno l'unione su N dei D con N. Evidentemente, per una banale induzione su N, G di Z non appartiene a C con N per ogni N. Quindi, per definizione di H, H di G di Z è uguale a G alla meno 1 di G di Z, che è, visto che stiamo componendo una funzione con la sua inversa, uguale a Z. Questo significa che, ancora una volta, Z, che è un elemento di B, è nell'immagine di H a partire da G di Z, che è un elemento di A. Pertanto tutti gli elementi di B sono immagine di qualche elemento di A attraverso H, ovvero H è surriettiva. Ma questo significa che H è contemporaneamente iniettiva e surriettiva, cioè biiettiva. E di conseguenza, per definizione, A e B sono equivalenti. Thank you.
Consideriamo l'insieme P dei numeri pari. Poiché F, che va da P ad N, definita come la funzione che mappa X in X, è evidentemente iniettiva, e G, che mappa N in P, definita come G di X è uguale a 2X, è anch'essa iniettiva, per il teorema di Schröder-Bernstein concludiamo che P è equivalente ad N. In generale, in un insieme infinito A è sempre possibile trovare un sottoinsieme proprio B, tale per cui A è equivalente a B. In effetti, potremmo persino usare questa come definizione di insieme infinito. L'insieme delle coppie di numeri naturali, cioè il prodotto cartesiano di n con n, è equivalente ad n, l'insieme dei numeri naturali. In maniera evidente, la funzione che va da n ad n cartesiano n, che mappa x nella coppia xx, è iniettiva. Nel senso opposto, la funzione g dalle coppie di naturali in n, definita come gxy è uguale a x più y per x più y più 1 diviso 2 più y, è iniettiva. E questo è relativamente facile da dimostrare. Informalmente, questa espressione conta le coppie muovendosi lungo le diagonali, il che giustifica intuitivamente il suo essere iniettiva. La prova formale è soltanto aritmetica. Per il teorema di Schröder-Bernstein, esistendo due funzioni iniettive f e g che mappano una n nel prodotto cartesiano n per n e l'altra viceversa, questi due insiemi sono equivalenti. Una estensione elementare che si ottiene immediatamente per induzione è che n alla k, il prodotto cartesiano di n con se stesso k volte, è equivalente ad n per ogni k strettamente maggiore di 0. Un altro esempio di applicazione del teorema di Schröder-Bernstein afferma che la collezione di sequenze finite di naturali, delle stringhe su naturali, se preferite, n star, è equivalente ad n. Fornire una funzione iniettiva f da n in n star è molto facile. Ad esempio, la funzione che mappa x nella sequenza costituita da un solo elemento, che è x, è evidentemente iniettiva. Nella direzione opposta chiamiamo g con n la mappa biiettiva da n alla n in n, che abbiamo definito esattamente nell'esempio precedente. Con questa mappa possiamo facilmente definire la mappa H da n star in n cartesiano n, definita come H applicato alla sequenza x con i di lunghezza n viene mappato nella coppia n, la lunghezza della sequenza, e g con n applicato ai vari elementi della sequenza in ordine x1, xn. Per n uguale a 0 definiamo che la mappa dello 0 della sequenza vuota è la coppia 0, 0. È evidente che H sia iniettiva in quanto G con N è iniettiva per ogni N maggiore o uguale a 1. Questo significa che la composizione G2
dopo H è iniettiva e G2 dopo H è esattamente una funzione da n star in n. Di conseguenza noi abbiamo la funzione G2 dopo H che è iniettiva da n star in n e abbiamo la funzione f da n in n star che è anch'essa iniettiva. Pertanto n star è equivalente ad n in base al teorema di Schröder-Bernstein. Una applicazione di tutti questi esempi alla logica è praticamente immediata. Prendiamo sigma, una segnatura con un numero finito totale di simboli. Poiché le variabili di sorta S sono in corrispondenza bionivoca con i numeri naturali, anche la collezione di tutte le variabili è necessariamente in corrispondenza bionivoca con tutti i numeri naturali. Questo significa che le sequenze di simboli dati dai simboli di funzione, le parentesi, le virgole e le variabili sono in corrispondenza bionivoca con n. Quindi, la collezione di tutti i termini che possiamo costruire sulla segnatura sigma, essendo un sottoinsieme infinito dell'insieme delle stringhe che abbiamo appena costruito, è necessariamente anch'esso in biezione con i numeri naturali. In maniera del tutto analoga, se noi consideriamo le sequenze di simboli costituite dagli elementi della segnatura, da tutte le possibili variabili, dai segni di interpunzione e dai vari simboli logici, otteniamo che questo insieme di stringhe è in corrispondenza bionivoca con n. Di conseguenza, l'insieme di tutte le formule è anch'esso in corrispondenza bionivoca con n, essendo al contempo infinito e un sottoinsieme di questo insieme di stringhe. Con una tecnica del tutto analoga possiamo far vedere una semplicissima applicazione all'informatica. L'insieme di tutti i programmi in un qualsiasi linguaggio di programmazione fissato è in biezione con n. Il risultato consegue dal fatto che l'insieme dei programmi è infinito da una parte e dall'altra parte è contenuto nell'insieme delle sequenze finite di simboli in uno degli alfabeti usati nell'informatica, ad esempio l'insieme dei codici ASCII oppure l'insieme dei caratteri ISO. Un risultato molto importante in teoria degli insiemi, ma che per noi ha un interesse peculiare, è il teorema di Cantor. Esso afferma che l'insieme potenza di n non è equivalente ad n. L'insieme potenza dei numeri naturali è semplicemente l'insieme dei sottoinsiemi dei naturali. La dimostrazione parte dall'osservazione che ogni sottoinsieme A dei naturali può essere associato in modo univoco alla sua funzione caratteristica che va dai numeri naturali in 0,1. Questa associazione è univoca, cioè costituisce una mappa iniettiva dai sottoinsiemi all'insieme delle funzioni da n in 0,1. Se noi prendiamo una qualsiasi funzione da n in 0,1, possiamo costruire un sottoinsieme semplicemente isolando gli elementi per cui tale funzione vale 1 e risulta che anche questa associazione è univoca, cioè costituisce una mappa iniettiva. Non solo, questa mappa è l'inverso della mappa precedente, come è immediato verificare. Questo significa che i sottoinsiemi di n sono in biezione con le funzioni da n in 0,1. Noi supponiamo
che tutte queste funzioni siano a loro volta in biiezione con n. Questa è la nostra ipotesi d'assurdo. Essendo in biiezione con i naturali, esiste una funzione e che enumera tutte queste funzioni, cioè una funzione che, preso un argomento i, ci restituisce l'iesima funzione. Questo significa che noi, in definitiva, abbiamo, in base alla nostra ipotesi d'assurdo, una biiezione tra la potenza dei naturali e l'insieme delle funzioni da n in 0,1 e, a loro volta, la famiglia delle funzioni da n in 0,1 è letteralmente una famiglia indiciata dall'indice i, e noi possiamo calcolare l'iesimo elemento della famiglia attraverso la funzione e applicata all'argomento i. Definiamo una particolare funzione delta da n in 0,1 e la definiamo come delta x uguale 1 meno la funzione caratteristica applicata a x della sottoinsieme il cui indice è esattamente x. Questo significa che, essendo una funzione da n in 0,1, delta deve apparire da qualche parte della sequenza, ovvero delta deve essere uguale a chi di a con k per un qualche k appartenente ad n. Ma questo è assolutamente impossibile, perché xi di a con k applicato a k è uguale a delta k per definizione di xi di a con k, che a sua volta è uguale a 1 meno xi di a con k applicato a k per definizione di delta. E noi sappiamo che xi di a con k è una funzione da n in 0,1, quindi xi di a con k di k appartiene a 0,1. E chiaramente l'equazione xi di a con k di k uguale a 1 meno xi di a con k su k non è vera né per 0 né per 1. Quindi le funzioni caratteristiche non sono in biiezione con n, e in particolare questo significa che l'insieme potenza di n non può essere in biiezione con n. Come effetto collaterale, poiché le funzioni da n in 0,1 sono in evidente biiezione con l'intervallo reale 0,1, otteniamo che l'insieme dei numeri reali è strettamente più grande dell'insieme dei naturali. In altre parole, l'infinito non è unico. L'evidenza del fatto che le funzioni da n in 0,1 sono in biiezione con l'intervallo reale 0,1 è molto semplice. In effetti, possiamo dire che ogni numero reale nell'intervallo 0,1 può essere rappresentato come 0, prima cifra, seconda cifra, terza cifra, eccetera. Se noi adottiamo la rappresentazione binaria dei numeri, quindi ogni funzione n da 0,1 ci identifica un numero reale semplicemente dandoci l'elenco delle sue cifre al variare del proprio argomento, quindi l'iesima cifra sarà data dal valore iesimo della funzione. Una applicazione immediata del teorema di Cantor all'informatica è che devono esistere funzioni non calcolabili. Infatti, come primo fatto, abbiamo visto che l'insieme dei programmi che si possono scrivere in un linguaggio di programmazione fissato è in biiezione con i numeri naturali. L'insieme delle funzioni da n in 0,1 è equivalente all'intervallo 0,1 di numeri reali, quindi è strettamente maggiore di n. Pertanto esiste una funzione da n in 0,1 che non può essere calcolata da un programma, semplicemente perché non ci sono abbastanza programmi per calcolare tutte le funzioni da n in n
o anche soltanto quelle da n in 0,1. Ovviamente questa è una prova indiretta, cioè ci dice che esistono funzioni non calcolabili, ma non ci fornisce nessun esempio concreto.